varato il piano della mobilità urbana di Pescara, diciamo l'ultimo atto di questa amministrazione. Sì, è stato approvato il piano generale del traffico urbano, che è stato frutto di un lavoro di più di 2 anni ed è lo strumento che permette di rinnovare, nel senso della sostenibilità, i sistemi di circolazione all'interno della città. È ovvio che è un documento programmatorio, quindi è una cornice che dovrà avere poi i provvedimenti attuativi che dovranno essere poi adottati dall'amministrazione. Ma tutto questo fa sì che i provvedimenti non nascano, diciamo, al lume di naso dell'assessore o del dirigente di turno, ma che siano frutto di una rilevazione della realtà dei movimenti della città e, diciamo, delle cure, delle terapie per cercare di renderla migliore e più sostenibile. Quali punti qualificanti? I punti qualificanti sono ovviamente il privilegiare la mobilità pubblica rispetto a quella privata, poiché nell'enorme flusso che entra a Pescara ogni giorno di veicoli, sostanzialmente quasi l'unico mezzo in atto è il mezzo privato. Tutto questo naturalmente diventa qualcosa di insostenibile. Molto spesso i posti telegiornali, i giornali fotografano i dati sulla qualità dell'aria. Dobbiamo incentivare, e il piano indica le strade da seguire, la mobilità, il trasporto pubblico locale e le forme di mobilità dolce che permettono quindi un trasferimento migliore all'interno della città. Il progetto alla risulta comunque rimane lì, nel senso che la mole inverosimile degli emendamenti e delle osservazioni ha fatto sì che non fosse più approvabile l'atto nel tempo terminato della consigliatura l'11 aprile, ma l'atto rimane lì, non è stato annullato, nel momento in cui il Consiglio Comunale torna a riunirsi potrà essere preso in esame.